Giardino delle Idee, siamo arrivati all'edizione invernale 2011-2012 e iniziamo con il botto veramente, perché abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi Susanna Tamaro, che ultimamente, fra l'altro, gli incontri pubblici ne fa veramente pochi. Quindi un grazie ancora per essere venuta ad Arezzo e un grazie doppio per avere anche visitato la Mostra del Vasari di affreschi di Piero della Francesca, che comunque sia è sempre un bel vedere, dico bene. Fa piacere, diciamo, quando si va in una città vedere anche queste opere d'arte. Io come al solito non parlerò del libro, perché tanto poi dopo ce lo vediamo, però una piccola cosa va detta, perché il titolo è veramente, secondo me, anche conoscendo i tuoi libri, quello che scrivi, per sempre è anche un titolo molto impegnativo, insomma. Sì. È un titolo scelto con un preciso... Io cerco sempre i titoli con molta attenzione, sono un po' provocatori i miei titoli. Per sempre, in un mondo che consuma tutto in pochi minuti, è l'opposto del tempo moderno, insomma, è veramente una provocazione per riflettere su che cos'è la nostra vita e su cos'è fondamentale la nostra vita, se pochi secondi appunto o il tempo lungo. E beh, diciamo che ha fatto effetto, perché a parte che il libro piace, ma insomma, sì, voglio dire, il pubblico ha accettato benissimo. Ecco, quello che volevo dire... È molto importante in questo momento anche che escano libri di questo genere, perché fanno anche un pochino riflettere, cosa che tu ci tieni in modo particolare, perché quando scrivi con lo scopo di non solo di vendere il libro, ma anche di dare dei contenuti, perché oggi esci tanti libri, ma di contenuti, Susanna, purtroppo non se ne trovano tanti. C'è una specie di bulimia editoriale, per cui io credo sia un po' come la bolla immobiliare, c'è anche la bolla editoriale, adesso siamo in un momento di follia, gli editori pubblicano, credo, 147 libri al giorno in Italia, giusto? Che è una follia assoluta, come si fa? E questo va anche molto a far scadere la qualità, nel senso che le librerie, i librai vanno in uno spazio totalmente limitato, spazio fisico, no? Se devono accogliere 147, vuol dire che i libri classici e i libri non possono più essere tenuti come catalogo fisso in libreria, perché c'è questa massa di libri, la maggior parte di qualità dubbia, che occupa fisicamente lo spazio, dunque gli altri libri vanno a scomparire. Io, per dire, ho difficoltà a far trovare in libreria Vado di Portare Cuore, che è un classico, diciamo, perché no, questo è un libro richiesto, non c'è spazio, perché deve esserci questa massa, questa onda che fa un po' di angoscia, che comunque io credo che la letteratura, io credo molto nella letteratura, io sono prima delle scuole di scrittura creativa, credo che l'artista è qualcuno che è importante per la società, perché ha il compito di far riflettere, di emozionare, ma anche di essere la coscienza della società, di far riflettere, e per questo deve anche avere una vita abbastanza, come dire, appartata, non compromessa col potere, perché deve sempre uno sguardo, diciamo, esterno, non legato dal legame di potere, sulla realtà, per poter essere, diciamo, profondo e anche libero. E ti ringraziamo per le parole veramente, oltre che gentili, molto forti, che ci ha lasciato, e ci vediamo alla presentazione del tuo libro. Grazie ancora per essere venuta ad Arezzo. Grazie a voi. Un tempo,
e riceve soltanto dall'angelo i semi che dovrà piantare sulla tomba di Carlo e dai quali poi nascerà un albero che poi è la base di tutto il ragionamento, perché poi alla fine sarà un albero che sarà una cosa che non la conosce. Ci sono quei due personaggi di Franz Liszt che sono molto controversi, perché qui tutti vanno, stanno vivendo i geni. I due personaggi, un uomo e una donna, sembrerebbero avere grandi caratteristiche diverse di maniera, quindi probabilmente è un'inclusione nella mitologia classica, come accadeva, no? Del limbo, dei non cristiani, dei cristiani nel vecchio testamento. Dopodiché tutto si svolge con i racconti che hanno capacità profetiche, si rende conto che un pezzo di legno è un pezzo di legno qualunque, invece di superarlo si ferma in adorazione, con tutte quante le sue racconta la fonte, perché si rende conto che da questo legno comincerà la fine del suo potere, perché chiaramente il potere del legno ebraico sarà eliminato da questo, per cui l'arco